Il progetto SAM4CP, Soil Administration Models for Community Profit, del programma LIFE, è giunto alla fase finale. Presso l'auditorium della città metropolitana si è svolto il convegno dedicato a presentare al pubblico i risultati raggiunti. SAM4CP è nato per tutelare il consumo di suolo e promuovere lo sviluppo sostenibile a livello urbanistico, con particolare attenzione ai vantaggi ambientali ed economici per la comunità. Al progetto hanno partecipato la città metropolitana di Torino in qualità di capofila, l'ISPRA, il Dipartimento Interateneo di Scienze, Progetto e Politiche del Territorio del Politecnico di Torino e l'Istituto Nazionale di Economia Agraria, CREA. Fra gli obiettivi del SAM4CP è stato realizzato un simulatore di consumo di suolo, ovvero uno strumento che consente alle amministrazioni di valutare quali benefici o quali costi abbia, per tutta la comunità, utilizzare o preservare una certa porzione di suolo. Il simulatore, che è stato testato in alcuni comuni del territorio torinese, Bruino, Chieri, None e Settimo Torinese, è scaricabile gratuitamente dal sito SAM4CP e può rappresentare un utile aiuto per amministratori e professionisti che devono valutare interventi relativi al consumo di suolo. Noi del CREA abbiamo dato il nostro contributo nella parte della stima dei servizi ecosistemici, considerando la componente agricola, quindi alcuni di questi servizi ecosistemici sui quali ci siamo concentrati sono stati quelli relativi alla produzione agricola, con particolare riferimento anche alle risorse naturali che la condizionano e dando supporto al partenariato nella stima del più appropriato valore del servizio ecosistemico al fine di avere un quadro chiaro sulle aree che venivano investigate e sono poi oggetto del modello di stima. Nel piano e nelle valutazioni ambientali strategiche connesse a questi piani abbiamo determinato scelte urbanistiche e quindi alla fine di intervento e di progetto compatibili con una valutazione positiva e importante date ai valori ecosistemici del suolo. Quindi è difficile a quel punto scegliere un'area da trasformare o da impermeabilizzare o da consumare in quanto coerente da un punto di vista urbanistico, buona dal punto di vista progettuale soltanto, oppure perché c'è un interesse economico a farlo. Filtrando quella scelta con la conoscenza dei servizi ecosistemici che quel luogo che sottopongo a trasformazione si porta dietro, si è determinato un processo decisionale decisamente più consapevole che ha portato a un risparmio di uso del suolo, definitivamente.